Riccardo ci parlerà di data mining su Android. Il data mining è praticamente un modo con il quale noi possiamo collegare i dati che abbiamo nei nostri modelli alla UI. Non è un concetto molto nuovo perché non so se avete seguito il talk su Angular al data mining, nello XAML di .NET è un concetto che c'è da molto tempo, in Polymer c'è il data binding, insomma è un concetto che è molto, molto diffuso e molto comodo. Prima di cominciare a spiegare come funziona su Android, vorrei farvi qualche considerazione su come al momento scriviamo le nostre applicazioni Android. Come? Troppo giù, troppo su. Va bene così, meglio? Oh, non si sente. Era meglio prima. Così? Meglio? Grazie. Dicevo, prima di cominciare a spiegare come funziona su Android, vorrei fare una riflessione su come al momento scriviamo applicazioni Android. Immagino che chi di voi scrive applicazioni Android sicuramente avrà scritto prima o poi un layout di questo tipo, sicuramente con molti più componenti, questo qui è molto semplice, una text view, quindi una label con un ID, quindi un riferimento con il quale poi noi possiamo catturarla nel codice Java, assegnare dei valori e in ogni caso manipolarla. Col rispettivo codice Java, sicuramente, anche questo qua è una cosa che chi di voi scrive applicazione Android sicuramente ha scritto a un certo punto, è molto semplice, diciamo, settiamo l'ID della view in modo tale che, settiamo il layout in modo tale che. Così sente meglio? Ok, dicevo, chi di voi appunto ha scritto applicazione Android sicuramente avrà prima o poi scritto un activity al quale ha settato una content view, in questo caso è l'activity main che corrisponde al layout di prima, e ha scritto il famosissimo metodo findViewById con l'ID della view con la quale vuole interagire. E poi a un certo punto, in base alla view di cui si sta parlando, chiami il metodo setText piuttosto che altri metodi specifici per quella categoria di widget. Secondo voi, quali sono i problemi di questo codice? Qualcuno di voi si vuole sbilanciare? Ho portato dei marshmallow, quindi chi si vuole sbilanciare può tranquillamente fare delle considerazioni e dare caramelline. Non ti piace il find? Giusto, quindi c'è un attraversamento di tutto l'albero delle view per trovare quella che serve. Tra l'altro la cosa ancora peggiore è che se tu fai diversi find view by ID nella stessa activity, lui per ognuna deve fare tutta quell'operazione lì, che alla fine è una ricerca in profondità. Qualche altra. Quello è sicuramente un'ottima considerazione e ci arriviamo dopo. Meno codice, sì. Ma soprattutto questo codice qua, che valore ha nella nostra applicazione? Cioè, quali possono essere i problemi anche proprio a livello tecnico di questo codice qua? Cioè, si può spaccare questo codice, secondo voi? Comunque, caramelline, dopo, mi raccomando. Si può crashare l'applicazione, in questo semplice. Giusto. Scusa? Sì? Sicuramente, questo è già molto più pro come considerazione, ma è sicuramente valido. Vabbè, io delle cose che nella mia esperienza ho potuto vedere, effettivamente alcune sono quelle che dite voi, soprattutto quella appunto del fatto che il widget non è presente nel layout, il fatto che magari per
qualsiasi motivo, abbiamo sbagliato tipo, abbiamo sbagliato a fare il cast perché quel find you by D appunto vuole che noi lo castiamo poi al tipo giusto, e soprattutto se abbiamo diversi tipi di layout per diverse configurazioni, quindi ad esempio abbiamo un layout per la configurazione in portrait, un layout per la configurazione in landscape, si può rompere perché magari abbiamo diversi elementi. Oppure, e quindi per non farlo rompere dobbiamo scrivere if c'è questo elemento, diverso da null, vai a segnare il testo, altrimenti non fare niente. Poi, come diceva giustamente il ragazzo, find view by D è un'operazione onerosa perché appunto richiede un attraversamento di tutto l'albero. E in più, in realtà questa qui è una considerazione diciamo dovuta, magari ci sono gli strumenti per non incorrere in questo problema, però può sempre succedere, gli elementi devono essere acceduti dal main thread. Quindi se noi tentiamo di fare qualcosa dal thread che non sono quello main, l'applicazione crash. E in più, tutto questo codice qua non porta nessun valore alla nostra applicazione, è tutto glue code, quindi codice che noi scriviamo per mettere insieme i pezzi. Ci sono delle librerie che più o meno ci aiutano a mettere a posto la cosa, non risolvono completamente il problema, però diciamo che insomma in qualche modo ci vengono incontro. Come funziona il tab binding in Android? Beh, questo qui è il layout di prima scritto utilizzando la data binding library. Sostanzialmente possiamo notare che nella text view non è più necessario avere l'ID, in questo caso per altri motivi poi potrebbe sempre essere utile, ma vedremo che in realtà verrà gestito in modo diverso rispetto a come era gestito prima. Possiamo direttamente assegnare un valore all'attributo, in questo caso text. Il valore è l'ad.subject. Che cos'è l'ad? L'ad è un oggetto che noi dichiariamo nel layout tra gli attributi, tra i nodi data, e appunto inserendo un particolare nodo variable che appunto dice alla data binding library quali sono le variabili che noi vogliamo utilizzare nel nostro layout. La cosa carina è che poi, quando scriviamo il codice Java, la data binding library ci fornirà direttamente dei setter e dei getter per gli attributi che abbiamo dichiarato. In questo caso noi avremo una variabile ad, con il name ad, e avremo un certo tipo di oggetto con un metodo set ad. Cambia leggermente come poi viene assegnato il layout all'activity. Sostanzialmente, invece di chiamare direttamente il metodo setContentView, abbiamo un metodo, diciamo un helper della classe DataBindingUtil che appunto ci permette di settare il layout e ci ritorna un oggetto di tipo, in questo caso è ActivityMainBinding, il nome viene generato dal plugin prendendo il nome del layout, che in questo caso è ActivityMain, rendendolo CamelCase, tirando via praticamente gli underscore, rendendolo CamelCase. Quindi appunto su questo oggetto qua di tipo ActivityMainBinding abbiamo tutta una serie di metodi che ci possono aiutare a settare i valori dei nostri oggetti di modello che abbiamo dichiarato dentro l'XML. Come funziona e come si mette in piedi tutta questa cosa? Sostanzialmente si tratta di aggiungere un plugin a Gradle, che per chi non lo conoscesse è il sistema di building di Android. Si aggiunge appunto questo plugin che fa sostanzialmente due cose. Uno, genera codice, praticamente quando compilate lui va a valutare tutti i layout dell'applicazione, capisce quali sono i layout diciamo, che hanno dentro del codice per il data binding e genera le classi corrispettive, quindi genererà le classi come quella che ho messo prima, l'activity main binding, e in più praticamente ha una piccola, aggiunge diciamo alle nostre dipendenze una piccola libreria che viene utilizzata per definire delle classi diciamo che servono poi a runtime per far funzionare tutto. La cosa interessante è che funziona da Android 2.1, quindi API level 7. Quindi diciamo se voi avete ancora applicazioni che supportano diciamo dispositivi tutto sommato vecchi, potete scrivere codice che utilizza il data binding senza avere problemi di retrocompatibilità. Bevo. Sono domande fino a questa parte? Considerazioni? Non so, avete già
avuto esperienza su questa cosa? Qualcuno ci ha giocato? No, nessuno. Tu ci hai giocato. Qualche considerazione riguardo le espressioni che possiamo scrivere nei nostri layout. Praticamente possiamo scrivere espressioni che utilizzano bene o male la sintassi Java, quindi possiamo inserire concatenazioni di stringhe, possiamo utilizzare operatori logici di AND e OR, possiamo effettuare le classiche comparazioni, quindi uguale, minore, maggiore, diverso, eccetera. Possiamo invocare metodi e accedere a fields. E in più ha una cosa che supporta un aspetto che in Java non è così ben supportato purtroppo, cioè la null safety e il null coalescing. Sostanzialmente, come potete vedere nell'esempio, questo qui è un'espressione che dice se il subject del mio oggetto ad è nullo, metti questo placeholder che in questo caso è string no subject, che appunto è una risorsa presente nel file di string. Questo qua appunto è il doppio punto di domanda, è l'operatore di null coalescing. Le espressioni, l'autocompletamento delle espressioni in Android Studio non è così ben supportato, cioè per adesso, perché comunque il plugin e gli strumenti sono tuttora in beta, non sono ancora diciamo finalizzati, quindi diciamo, è ragionevole aspettarsi che praticamente il supporto verrà completato e migliorato nelle successive release. In ogni caso, al momento l'autocomplete delle espressioni non funziona sostanzialmente, quindi se voi avete un oggetto, in questo caso come nell'esempio che ho fatto io, di tipo AD, se fate AD punto, vi aspettate che vi autocompleta i metodi, eccetera, in realtà non autocompleta niente. Però diciamo che se poi la sintassi non è corretta, compile time vi dice avete sbagliato, metti a posto l'espressione, sostanzialmente, non dà errori diciamo così esplicativi, però tutto sommato possiamo aspettarci che verrà messa a posto in futuro. Ho lasciato un link come, diciamo, come reference, che è praticamente la lista degli operatori che sono supportati, diciamo, che sono supportati dal plugin. Una considerazione riguardo l'invocazione dei metodi: sostanzialmente bisogna importarli, quindi dentro il mio blocco data dovrò aggiungere un nodo import nel quale metto dentro il package name, diciamo il fully qualified name della classe che voglio utilizzare. In questo caso l'esempio è la classe dateUtils, voglio invocare il metodo getRelativeTimeSpanString, che è un metodo che è già built in Android, tipo tu gli passi un timestamp e lui ti formatta la stringa, ad esempio 2 minuti fa, un'ora fa, eccetera. Se voglio invocare questo metodo dentro il mio layout, devo appunto portarlo, come dicevo, aggiungendo il nodo import, e poi lo invoco tranquillamente dentro il mio layout. Posso poi utilizzare array e mappe sempre a patto chiaramente di importarlo. Sicuramente se state guardando la slide noterete che c'è non è un errore di battitura il fatto di utilizzare il commerciale LT, il corrispettivo, diciamo, l'encoder. Diciamo che non è possibile utilizzare il minore dentro l'XML, perché evidentemente è un carattere riservato e non funzionerebbe. Quindi, diciamo, se volete utilizzare delle liste, chiaramente dovete poi specificare il tipo generico il tipo degli oggetti di questa lista. E potete accedervi, diciamo, con la sintassi che non è quella proprio di Java per le liste, ma è quella più che altro di Java per gli array, che è list con le parentesi quadre e l'indice, oppure per le mappe, mappa, parentesi quadre, chiave. Quindi in quel caso lì potete utilizzarlo in questo modo. Dimmi. No, è solo in questo modo qua. Sì. Il contesto delle variabili. Sì. Sì. No, è globale per questo singolo layout.
tu praticamente le definisci in questo caso qua dentro il layout XML che tu vuoi, ad esempio prima c'era activity main, vuoi utilizzare lì dentro una lista, dentro quell'activity main ci metti dentro quella lista che ci metti dentro questo input qua che ti interessa. Sì, activity binding è semplicemente una classe che viene generata per darti dei metodi per settare gli oggetti. Quindi se tu adesso definisci, come in questo caso qua, una variabile che ha nome lista, avrai un metodo activity main binding.setList. Allora, nel frammento in realtà è un po' diverso, cioè nel fragment. Praticamente tu nel fragment non useresti il metodo setContentView. Ci sono degli altri metodi che, ad esempio, tu li passi il layout, li passi il layout che vuoi e ti dà direttamente la view. No, scusami, sì, tu te la fai l'inflate nel solito modo, quindi con il layout inflate. Poi praticamente hai il metodo statico, in questo caso avresti activityMainBinding.bind a cui passi la view e ti dà l'oggetto corrispondente a cui tu puoi chiamare poi il setAd, eccetera. Quindi hai due modi di usare. Io ho riparato l'esempio dell'activity con il setContentView, diciamo. Però se hai un componente che non è l'activity, poi hai comunque degli altri metodi di utilità che puoi utilizzare per fare l'inflate del. Dicevo, quindi, alcune considerazioni sulle espressioni. Il tipo dell'espressione conta, cioè se io ho un'espressione che mi ritorna una stringa, il plugin cercherà di invocare cercherà l'attributo che riceve una stringa, in questo caso il text. Lui, diciamo, under the hood, cerca di chiamare il setText della text view, che chiaramente si aspetta una stringa. Se io avessi un'espressione che invece, quando diciamo come risultato finale, mi ritorna un float, lui non sa che metodo invocare. Quindi devo stare attento a invocare esattamente, a scrivere l'espressione in modo tale che ritorni il tipo giusto per l'attributo che sto settando. In più, diciamo, non è molto saggio scrivere delle espressioni molto complesse nella view. L'idea è quella di utilizzare dei view model. Il view model è un pattern architetturale che ci permette di separare un pochettino la business logic dalla presentation logic. In questo caso, ad esempio, noi non vorremmo scrivere, diciamo, nei nostri layout delle espressioni, ad esempio, che per qualsiasi motivo ci tocca ripetere in altri layout. Creiamo, diciamo, la nostra business logic in un punto solo e poi lo utilizziamo nei vari layout. Diciamo che appunto il model view model è un pattern che si sposa molto bene con data binding. E appunto prevede che voi costruiate essenzialmente delle classi nelle quali abbiate degli attributi che sono magari aggregati. Quindi ad esempio dovete scrivere un'espressione nella quale avete ad esempio person.getName maggiore di 20 and person.getName minore di 30, non lo scrivete in quel modo lì, lo scrivete nel cosiddetto view model, create una proprietà is qualcosa e bindate quella lì nella view. Non mettete la vostra business logic nelle view. Poi Fabio Collini, che svolgerà il talk successivo al mio, farà un talk quasi solamente su model view model e come testare, come utilizzare il model view model appunto in modo efficace per il testing delle applicazioni, quindi sicuramente lui vi saprà dare delle informazioni più approfondite. Volevo fare delle considerazioni più che altro quindi sui modelli di data binding. Prima che ha assistito al talk di Angular avrà sicuramente notato che si parlava di data binding a una via, data binding a due vie, ma cosa sono di preciso? Sostanzialmente data binding a una via è un modo, diciamo, molto basic di utilizzare data binding, perché praticamente noi abbiamo i valori nei modelli, vengono utilizzati per costruire la UI, ma non abbiamo un aggiornamento della UI quando cambiano i modelli e soprattutto i cambiamenti della UI non vengono ripercossi nei modelli, quindi diciamo, abbiamo a un certo punto una differenziazione delle due cose.
diciamo, l'approccio ideale è, secondo me, il data binding a due vie, ovvero cambiamenti nei modelli ci portano ad avere cambiamenti nelle view e viceversa, cambiamenti nelle view ci portano a cambiamenti nei modelli. Come funziona in Android? È promiscuo. Data binding, io lo chiamo una via e mezza, perché sostanzialmente i cambiamenti possiamo fare in modo che i cambiamenti nei modelli ci portano ad avere cambiamenti nella UI, ma non possiamo fare il contrario gratis. Diciamo, per fare in modo che i cambiamenti nella UI vengano tramutati in cambiamenti nei modelli, dobbiamo scrivere un po' di codice, non è gratis. Tuttavia, anche per implementare appunto il data binding, diciamo, a una via e mezza, dobbiamo utilizzare degli oggetti particolari, degli oggetti che il framework è in grado di monitorare e quindi di capire se cambiano e di conseguenza andare ad aggiornare la UI. Questo qui è l'esempio più semplice, il mio oggettino di solito, che corrisponde a un annuncio, però di solito molta fantasia. Sostanzialmente possiamo notare che questo nostro modello non è, diciamo, non è più un modello, un semplice plain Java object, ma estende da una classe BaseObservable. Noterete sicuramente che il metodo getter è annotato con una notation di tipo chiamata bindable, che dice sostanzialmente al framework: guarda, il valore che ritorna a questo getter può cambiare, quindi tienilo d'occhio. Nel setter invece chiamiamo un metodo che si chiama notifyPropertyChanged, che è un metodo presente dentro la classe BaseObservable, e ci permette di specificare quale metodo è cambiato. Noterete che nel notifyPropertyChanged invochiamo, diciamo, gli passiamo come parametro una costante che è br.subject. Questo br.subject, il subject è il nome che c'è dentro nel nome del metodo, del getSubject. Quindi se avessi avuto getDate, dovevo notificare il cambiamento con br.date, sostanzialmente. Quindi in questo modo qua lui è in grado di capire che qualcosa sta cambiando nel nostro modello e di conseguenza aggiornare le parti dell'interfaccia grafica che nelle cui espressioni utilizzo questo campo. Quindi se io, come nell'esempio di partenza, ho ad.subject nella mia espressione, quando vado a chiamare il setSubject sull'oggetto ad, lui aggiorna la UI gratuitamente. In più, quindi per ricapitolare, annoto i getter con la notation bindable, e nel corrispettivo setter vado a notificare il cambiamento della proprietà, passandogli il property ID. Se, diciamo, non voglio estendere la classe BaseObservable, posso andarmi a implementare l'interfaccia Observable, devo scrivere un po' più di codice, però non sono obbligato appunto a estendere una classe di qualcun altro. In più, diciamo, è comodo soprattutto se magari ho dei modelli che sono in librerie di terze parti, quindi non posso estenderli io direttamente come voglio. Quindi, diciamo, implemento l'interfaccia observable, dovrò scrivere un po' di codice, però posso comunque farlo funzionare. L'alternativa è quella di utilizzare degli observable fields. Questo qua è l'oggetto AD, quello di prima, riscritto in modo tale da utilizzare un observable field di tipo stringa. Cosa succede? Quando io vado a chiamare il setter, l'oggetto di tipo stringa, io non avrò più il metodino setter corrispettivo, ma avrò un oggetto solo, un oggetto, diciamo, nella mia classe di tipo observable field, sul quale poi vado a chiamare il setter o il getter. Quindi ogni volta che io chiamo il setter, diciamo, lui automaticamente capisce come andare ad aggiornare la UI. Ci sono una serie di tipi già definiti nella libreria, diciamo quasi tutti, uno per tipo primitivo sostanzialmente. Anzi, secondo voi per quale motivo hanno fatto un tipo per ogni tipo primitivo e un tipo observable field per i tipi invece non primitivi, insomma, tipi? Tu lo sai. Qualcuno conosce l'autoboxing?
sostanzialmente se io avessi voluto tenere l'observable field, avrei dovuto dichiarare il tipo integer e non int, il tipo boolean e non bool, quindi avrei dovuto, invece di utilizzare il tipo primitivo, andare a utilizzare il corrispettivo oggetto, quindi era molto meno efficiente in termini memoria. Cosa molto carina sono le observable collection, quindi io posso andare a utilizzare delle liste che notificano automaticamente l'aggiunta, la rimozione, la modifica di elementi nella lista. Quindi se poi voi utilizzate, non so, nelle vostre applicazioni, o una list view, o una resetter view, o comunque delle, insomma, delle liste, eccetera, potete andare a notificare il fatto che sono cambiati degli elementi. Quindi sono stati aggiunti, andate a notificare all'adapter, guarda, è stato aggiunto un elemento, mostralo, cose di questo tipo. Stessa cosa per le mappe. Quindi potete notificare il fatto che vengono aggiunte delle chiavi, vengono rimosse delle chiavi, cambiano delle chiavi. E per le liste la classe di default, cioè l'unica implementazione che c'è di observable list è l'observable array list. Se voi poi per qualsiasi motivo vorreste utilizzare una linked list, ad esempio, ve la dovete implementare. Stessa cosa per le mappe, l'unica implementazione è l'array map, quindi non c'è l'hash map, non ci sono altri tipi di mappe presenti nelle collection. Una cosa interessante degli observable field è che voi potete fare il set dei valori da qualsiasi thread volete e lui automaticamente provvederà ad aggiornare la UI nel thread giusto, ovviamente. Quindi diciamo che vi riduce anche i possibili problemi che potreste avere, diciamo, se chiaramente siete codici di thread, cosa che immagino fate, perché se fate chiamate di rete, ad esempio, se volete aggiornare la UI al termine di una chiamata di rete, sicuramente dovete preoccuparvi di, diciamo, passare il risultato al thread giusto. Qualsiasi libreria utilizzate lo fa già, di solito. Se utilizzate, non so, RxJava, utilizzerete lo scheduler del main thread. Se utilizzate retrofit, dovete fare in modo di dispatchare sul thread giusto. Però, diciamo, è molto comodo perché non lo dovete fare voi a mano. Una cosa che secondo me è molto utile è la possibilità di creare degli attributi custom, sul quale poi noi possiamo effettivamente bindare delle espressioni. Questo esempio qua sostanzialmente utilizza un view animator, che è uno speciale frame layout nel quale voi potete dire frame layout mostrami solamente il primo elemento, posizione 0, o il secondo elemento, posizione 1. Quindi se avete dei layout nel quale fate ad esempio dei caricamenti, classico esempio, carico una lista, faccio vedere la propria sbarra mentre carico, mi arriva il risultato, mosso la lista, il view animator è comodissimo, perché appunto gli dite, guarda, mostrami solo questo, mostrami solamente la propria sbarra, oppure mostrami solamente la lista. Io qua, diciamo, ho tirato fuori un esempio nel quale ho l'oggettino AD e un flag loading. L'AD è chiaramente di tipo del solito AD, e mentre il loading è un observable boolean, ok? Quindi cosa faccio? Vi dicevo, appunto, bindo la mia espressione, se loading è true, allora mostro la posizione 0, quindi mostro la progress bar, altrimenti se loading è false, mostro la text view, in questo caso con il subject. Quindi ho aggiunto una variabile di tipo observable boolean. Come faccio a funzionare questa cosa qua? Sostanzialmente io dovrei chiamare il metodo setDisplayChild del viewAnimator, passandogli l'index giusta. Io ho creato praticamente un binding adapter che dico che deve supportare, diciamo, l'attributo displayChild, che è quello che utilizzavo qua, app:displayChild con l'index. Ho definito un metodo a cui dico appunto quando... Dico sostanzialmente la libreria, quando trovi un oggetto, quando trovi un attributo di tipo chiamato displayedChild, invocami questo metodo passandogli l'oggetto. Quindi io poi vado a chiamare il metodo concreto setDisplayChild passandogli l'index giusta che mi hanno passato. Il namespace che dichiaro non è importante, è importante l'attributo, come si chiama.
Ci sono in giro per la rete un po' di esempi interessanti, ad esempio su come settare il font. Il font, ad esempio, è un attributo che non si può settare da XML, bisogna settarlo da Java. Invece con un data bind tu potresti dichiararti un tuo binding adapter a cui gli passi il font che vuoi e poi praticamente lui, diciamo, gli va a settare il font giusto. Un altro esempio è praticamente l'utilizzo con le collection, perché praticamente la libreria non supporta nativamente l'utilizzo, ad esempio, con la reserter view. Quindi voi di default non c'è modo per bindare la vostra lista a una reserter view. Ci sono delle librerie che lo fanno, qualcuno ha già scritto il codice per farlo, e quindi, diciamo, non dovete farlo voi, ci sono già degli esempi interessanti di come utilizzare appunto binding adapter in questo caso. Un altro esempio di binding adapter è una cosa, diciamo, è per realizzare un'altra cosa che effettivamente è un po' una rottura a dover scrivere a mano, cioè caricare delle immagini da URL. Questo qua è un esempio preso dalla documentazione del data binding, che proprio anche loro evidentemente sono resi conto di quanto gli sviluppatori si sono rotti di fare questa cosa. Praticamente qua invece dichiariamo due tipologie di attributi, in questo caso l'image URL e l'error. L'image URL è l'URL della stringa, l'error è il drawable che devo mettere all'image view se il caricamento fallisce. In questo caso io quindi potrò specificare nella mia view direttamente l'URL, oppure posso scrivere un'espressione che mi ritorna l'URL, e quindi poi lui, quando, diciamo, andrà a runtime, cercherà di caricare l'URL, cercherà di caricare l'immagine dall'URL, oppure mostrerà il drawable se si rompe. Quindi, conclusione, il data binding permette di diciamo, ripensare un po' l'architettura delle nostre applicazioni in modo tale che siano più robuste e più facilmente mantenibili. Grazie poi, ad esempio, all'utilizzo del model view model come pattern architetturale, possiamo diciamo, anche aumentare e migliorare il modo con il quale testiamo le nostre interfacce grafiche, perché noi possiamo, diciamo, scrivere dei view model che diciamo, sono, attraverso anche strumenti di mocking, permettono di mostrare, ad esempio, non so, particolari situazioni che è difficile testare altrimenti. E c'è, appunto, il prezzo da pagare al momento è il fatto che i tool di sviluppo non sono ancora così maturi, quindi a volte bisogna un po', diciamo, sbattere la testa su, diciamo, con errori che magari non sono chiarissimi, oppure bisogna ad esempio ripulire la cache di Android Studio perché non trova più dei riferimenti. Però diciamo che è, a mio avviso, perlomeno è un prezzo da pagare che, tutto sommato, al momento ne vale. Bene, grazie. Prego. Sistema classico, diciamo. Sì? Sì. Sì, allora, il ragazzo chiedeva se passando dall'approccio classico, diciamo, di come si scrivono le applicazioni all'utilizzo del data binding, ci sono dei miglioramenti nelle performance. E la risposta è sì, perché praticamente, a parte il fatto di quello che diciamo prima, quindi non viene fatto, diciamo, un file view by D, diciamo, non c'è un layout traversal per ogni file view by D, in più, diciamo, anche internamente la valutazione delle espressioni è ottimizzata, quindi se ci sono più espressioni che fanno riferimento in qualche modo a dei pezzi, diciamo, comuni, lui è in grado di aggiornare, di capire esattamente cosa è cambiato e aggiornare solamente i componenti grafici che sono cambiati. Quindi se io faccio, ad esempio, un esempio, mi deve venire in mente un esempio stupido. Adesso non mi viene in mente. Comunque, lui internamente, appunto, riesce a capire esattamente quali componenti deve aggiornare in modo puntuale. Quindi, diciamo, anche a livello di refresh,
non va a refreshare, non so se tu hai 10 componenti nel tuo layout, lui va a, se tu cambi dei limiti nel modello, lui capisce e aggiorna solo quelli che devono essere aggiornati, quindi la risposta è sì. Prego, mister. Allora, lui chiaramente è uno sviluppatore iOS, quindi ha questo concetto di gestione della memoria che, diciamo, noi Android, noi sviluppatori Java e Android non consideriamo in modo così diciamo, premuroso. Diciamo che quello che ti posso dire è non ti devi preoccupare più di tanto di questa cosa qua. In più, diciamo che lui è in grado di sganciare i listener agli oggetti che sono osservabili al momento giusto. Quindi se tu, ad esempio, ruoti lo schermo, in Android l'activity viene distrutta e viene ricreata con un altro layout, con un'altra configurazione. Nell'approccio classico tu devi stare molto attento, se hai delle operazioni asincrone, fare in modo che queste operazioni asincrone non dispeccino il risultato quando c'è il cambiamento di configurazione è avvenuto. Con gli observable object invece la libreria sgancia i listener, quindi non cerca neanche più di aggiornare la UI se l'operazione asincrona, diciamo, è ancora in corso. Non dovresti mai scrivere il codice in modo tale che non arrivi mai in quella situazione, però può succedere, così è molto più sicuro. Ok. Su iOS? Sì? Beh, allora la domanda è: se ho un observable list, faccio un'operazione su un indice che ad esempio non esiste? Faccio una modifica su un elemento, verrà triggerato il metodo corrispettivo di onItemChanged, se non mi ricordo male. Tra l'altro tieni conto che sulle liste praticamente in Java tu per cambiare un elemento devi proprio fare il setter in modo esplicito su una posizione, quindi lui ti dirà guarda hai cambiato l'elemento alla posizione X e ti dà quello nuovo che hai cambiato. In realtà se la domanda è cambia solo, lui è in grado di capire quale più cambiare, sì. C'è da dire che non c'è il supporto al momento per bindare delle collezioni ha delle liste, ad esempio, proprio grafiche come componente, che in Android sono list view, recycle view, ad esempio. Non c'è il componente specifico. Ci sono delle librerie terze parti, Fabio ne sta scrivendo una, però diciamo che sì, l'idea è quella. Tu fai in modo che notifichi al componente grafico che hai cambiato esattamente quella posizione e cambi solamente quella posizione. Tra l'altro, se fai in quel modo lì, lui è anche in grado, volendo, di fare poi delle animazioni. È molto più ottimizzato. Cioè, prima con le list view, con il componente che si usava prima non era possibile fare questa cosa. Non funziona in Kotlin. Se aggiungo attributi del mio, sì. Sì. Ma tu quindi dici, la domanda è, ho ad esempio un image view, voglio scaricare l'immagine da un URL e una volta che l'ho scaricata voglio applicargli un filtro. Però come il filtro, come lo specifichi, è ad esempio una classe che hai tua, cioè, non so, ti scrivi una classe che dire che è blur filter o, non so, sparo. Niente, definisci come ho fatto vedere. No, in quel caso lì puoi utilizzare quello che ho fatto vedere prima, questo qua. Praticamente tu definisci entrambi gli attributi, in questo caso qua è imageURL ed error, quindi lui praticamente ti passerà la coppia di entrambi gli attributi e tu te li usi come vuoi, giusto? Next.
Ah, cioè abbiamo i marshmallow, quindi nessuno vuole fare una domanda. Dai, Marco, fai una domanda, mangi i marshmallow. Dotnet è più... No, allora, in Dotnet in realtà funziona runtime, qua funziona compile time. Quindi lui, il plugin, praticamente va a generare il codice che fa tutto questo giro qua di cose. Invece, tipo, in Dotnet, nello XAML, eccetera, è runtime. Sì. Può essere. Sì. Bene, se non avete altre domande, chi la posta può venire qua a prendersi il marshmallow. Grazie.